Ciao amici, finalmente siamo tutti belli pimpanti oggi. Sarà perché si sente già il profumo, il gusto dell'estate? Magari qualcuno ha già fatto il bagno in mare tra voi? Fortunato! Io questa settimana, per iniziare bene insieme, voglio iniziare dall'inizio della giornata. Simona, oggi ti stai un po' ripetendo. Sì, era un gioco di parole per dirvi che questa settimana parliamo di colazione. Ho già descritto una super colazione in questo video, ma in tanti mi avete chiesto di farvi vedere cosa mangio io. A proposito, mi fa molto piacere leggere le vostre richieste e le vostre esperienze. Scrivetemi spesso. Oggi voglio fare i miei complimenti a Teresa! Ciao Teresa! Lei mi scrive sempre e da quando guarda e segue i miei video ha perso 20 kg, così mi ha scritto. Bravissima Teresa! Se vuoi mandare la tua foto prima e adesso, la facciamo vedere a tutti. Cosa ne pensi Teresa? Io sono molto molto curiosa e felice. Ok, torniamo ai video di questa settimana, che saranno questi. Mercoledì, con il mio vlog, voglio sfatare un po' di falsi miti sulla colazione, soprattutto quelle indicazioni generiche che si trovano dietro le confezioni di biscotti o fette biscottate. A volte leggo dei suggerimenti assurdi. Questo mi intriga parecchio, sì. Ne vedremo delle belle, non perdetevi il video. E domenica vi farò vedere la mia colazione, la prepariamo insieme, così vedete cosa mangio io per stare leggera, avere energie, non ingrassare, non avere carenze, ma nemmeno vuoti a metà mattina perché li detesto. Vi darò tanti consiglietti utili. Buon appetito! Oggi è anche una giornata speciale, la giornata mondiale della biodiversità e del turismo sostenibile. È interessante la biodiversità. Madre Natura non fa niente a caso e la coesistenza di tante specie diverse, animali, piante, ambienti diversi tra loro, è la base della vita sul nostro meraviglioso pianeta Terra. C'è chi cerca di farci credere che sia meglio avere solo lo stesso grano, la stessa frutta, la stessa verdura, magari venduti dagli stessi che li hanno clonati o trasformati geneticamente. Ma per fortuna non solo la naturopatia, ma anche la scienza è d'accordo nel dire che non è così. Oggi per celebrare facciamo così, abbracciamo tutti una pianta, un animale domestico, un albero, in segno di amore per il nostro pianeta. Ciao carina, ciao! Caro, quanto mi voglio bene al mio squaletto! Ma tanto tanto bene! E parlando di turismo sostenibile, se cercate una vacanza a contatto con la natura che vi rigeneri davvero, quest'estate potete venire in vacanza con me. Ma davvero? Sì, in molti mi scrivete che vorreste incontrarmi e anche a me farebbe piacere. Stiamo diventando un bel gruppo di portatori sani di salute e sarebbe bello fare una vacanza sana insieme, no? Quest'anno ho organizzato due appuntamenti. Ad agosto il soggiorno di benessere, depurazione, meditazione, massaggio, con in più le terme, a Salso Maggiore Terme. E a settembre un viaggio in India, in Kerala, nel sud tropicale, per vivere il benessere dell'Ayurveda e la magia dell'India ancora incontaminata. Tutto all'insegna del benessere naturale, della cura di sé, del cibo sano, che fa bene e piace. Io lascio il link nell'info box qui sotto e voi lasciate un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Se non siete ancora parte del gruppo, iscrivetevi al canale con un click, è facilissimo così, e attivate le notifiche, che così YouTube vi avvisa appena esce un nuovo video. Scrivetemi i vostri commenti qui sotto, lo fate già in tanti e vi ringrazio. Come sapete adoro leggerli e cerco di rispondere a tutti il prima possibile. E condividete questo video su Facebook, su Twitter o via mail con i vostri amici. E noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! Madre Natura non fa niente a casa.